bellissime! Pallonetto, proprio per quella schiena, si gira in aria il tacco di Lorenzo! Terzo al sinistro del capitano, servito da quella schiena! Sono senza parole, sono scioccato ragazzi, ve lo dico proprio onestamente, è stata una serata di Champions League veramente clamorosa. Sono tornati a dare spettacolo ragazzi, sono tornati a dare spettacolo. Grande ragazzi. Napoli, grande Napoli, veramente grande Napoli, gridiamolo con orgoglio, grande Napoli! Il tempo di cucirsi addosso il vestito europeo gli si... Ci sono voluti quei 5-10 minuti per vedere un po' come gli stava, no? Ha deciso che gli vestiva bene, no? E come al solito ha fatto quello che sa fare. Ragazzi, il Napoli è un qualcosa di spettacolare. Anche in Champions League vince, convince, stravince, domina, fa tutto. Io dico una cosa, il mio è un canale di calcio, oltre che della Juventus. E quindi voglio parlare di calcio, e in questo momento il Napoli è l'essenza stessa del calcio. L'altro giorno l'allenatore dell'Eintracht ha detto: saremo caldi come le patatine fritte. Ecco, detto fatto, il Napoli si è mangiato le patatine fritte tedesche. Klassenunterschied. Uè, tedesco, l'hai preso tu e babà, tedesco. Una differenza, un'altra classe, un'altra categoria. L'hai preso tu e babà, Heinz vai, poi c'era il rigore che si è mangiato quello, poi ce n'erano altri, dovevano essere cinque, tedesco. Kille, chine, corna, tedeschi, l'hanno acchiappato in culo. Sì, questo Napoli può ambire a vincere la UEFA Champions League, ma sono... Grazie, io sono grato al Napoli per farmi godere. Noi, anche italiani, veramente, non ci stiamo rendendo conto di che squadra abbiamo nel nostro campionato mediocre, che è vero che è un campionato mediocre, ma questa squadra non è solo grande nei confini italiani. Napoli 100 bellezze anche in Europa, ragazzi, preparate le due feste. Ragazzi, ho perso le parole, come diceva Ligabue, ho perso le parole. Una partita magnifica. Quest'anno con il Napoli c'è veramente poco da fare e oggi l'hanno rifatto vedere anche in campo europeo. Ora... Mamma mia. Questo Napoli, ragazzi. Applausi. Pazzesco, ragazzi. Questo Napoli veramente fa paura. Ma Allegri, l'hai visto questa partita? L'hai vista? Quando ce l'hai sul campo te rendi conto di quella che è la dimensione. Dice qua, appena ti scopri un attimo, questi te fanno male. Veramente è una squadra che fai fatica a non citarli a 1-1. Oggi io prendo e li cito a 1-1. A 1-1! Perché queste partite sono una goduria! Una goduria! Oggi, quando incontri il Napoli, l'unica cosa che devi fare è questo. Il segno della croce. Basta, se il segno della croce, allora forse hai qualche speranza, nel senso che veramente quando sono in partita non ce n'è per nessuno. Ma hanno la maglia del Napoli, questo è, si vede che sono una squadra. Beh, Napoli, grande Napoli, perché il grande Napoli, tocca dirlo, quest'anno veramente... fa brillare l'occhio, quando vedi il Napoli brillano l'occhio. Mi diverto. Fai appassionare Napoli, complimenti. Io faccio i complimenti a questa squadra perché è veramente un piacere per gli occhi, è veramente, come già dicevo in un altro contenuto, come se stessi guardando un film, no? Un film che mi soddisfa appieno per quello che fanno vedere dal punto di vista dello stile. Quanto è forte questo Napoli? Io adesso voglio sapere questo Napoli quanto diamine è forte. Siamo delusi, ma è meritata la sconfitta. I miei sinceri auguri al Napoli, tutto meritato, ma siamo a metà. Sicuramente non arriviamo come turisti con le bandiere bianche al Maradona. Oggi dobbiamo accettare questa sconfitta, il Napoli era meglio di noi,
Napoli in 10 mesi perde 2 partite. Cosa vuoi le dica? Tutta piena di classe e di qualità. La squadra partenopea. Ma ovviamente dovuto a un forte Napoli. E ti mettono sempre sotto pressione. Devi trovare soluzioni veloci. Non abbiamo trovato. Kvaratskhelia si crea delle occasioni. Noi non ragioniamo in maniera veloce. E su questo livello alto vieni punito. Con che dinamica Lozano va nello spazio. Con una velocità incredibile. Secondo tempo idem. Sempre sicuri sul possesso di palla. Spero per il ritorno di poter un po' cambiare tattica, ma Napoli è forte, niente da fare. La dinamica con la quale hanno sfruttato i nostri errori, come ci hanno puniti, ecco, questo mi ha impressionato da morire. Ci vediamo a Napoli.